Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti su questo canale, ma soprattutto benvenuti in un nuovissimo, pazzesco, sfavillante, meraviglioso, fantastico, unico video! Come state? Cosa mi raccontate? Io oggi parlo a ruota libera perché avevo voglia di parlare con voi anche se a dire il vero non mi sono preparata nessun argomento, ma chi se ne frega? Siamo tra di noi, tra amici, tra amiche. E allora parliamo così alla buona, senza copione, senza scaletta. Così lasciamo libero sfogo ai pensieri, lasciamo scorrere quello che ci passa per la testa. E via, via, nature, reality. Allora, ragazzi, prima di tutto voglio ringraziare i miei iscritti, soprattutto un ringraziamento speciale ai miei fedeli iscritti che io amo, adoro, sono i migliori, i top. Perché io amo quelli fedeli, non ce n'è, non ce n'è. Cioè, io non so se capita anche a voi, fatemelo sapere, perché questo è un canale particolare. Una volta si iscrive uno e una volta si disiscrive un altro. Una volta sali di uno, una volta scendi di un altro. È un po' su e giù, su e giù, su e giù. E andavo su, 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 e andavo giù, giù, giù. C'era una canzone, mi sa, che faceva così. Forse una canzone c'era. Vabbè, comunque, è un po' come la borsa, si sale e si scende. Però voglio capire se è una cosa mia particolare, perché vabbè, io sono particolare, quindi magari anche il mio canale è particolare, o se invece è una cosa fisiologica, nel senso che succede anche a voi, oppure voi crescete così, senza intoppi. Fatemelo sapere giù nei commenti, sono molto curiosa. Va bene così lo stesso, anche perché sinceramente non mi sarei mai aspettata di avere questi iscritti, eh. Io pensavo di essere me e me stessa, punto, basta. Quindi per me è già un super buonissimo risultato e ringrazierò sempre, sempre, sempre per questo. Sono contenta se mi segue appunto gente che è fedele, nel senso che insomma io sono così, anch'io. Non è che, nel senso, vabbè, fine della storia, questo volevo dire. E poi dico sempre, non so, vabbè, andiamo avanti. Ma avete visto Chiara Ferragni, il suo vestitino che ha fatto un po' di clamore, che ha indossato? Non so esattamente in quale giorno è successo, però ho visto qualche fotografia di lei con questo vestitino nero, pratica trasparente, ma completamente trasparente, cioè parecchio trasparente, anzi, precisamente trasparentissimo. Era come se era in giro a camminare in intimo, praticamente mutande reggiseno, si vedeva proprio tuttissimo, tuttissimo. Tant'è vero che ha fatto un bel po' di clamore, è stata anche un pochino contestata, ne ha avuto di coraggio, perché insomma non è da tutti, non è da tutti, ci vuole anche coraggio. Almeno per noi gente comune, noi gente normale, bah, business, pubblicità, sicuramente, sicuramente aveva finito i vestiti, tutti in lavatrice, non credo. Comunque, fatto sta che Fedez non mi sembrava al massimo della contentezza, dalle espressioni del viso che
aveva, anzi, mi sembrava anche un attimino scocciato. Secondo me non era tanto d'accordo su questa scelta, questo look così, come dire, vedo tutto, di tutto e di più. Non mi sembrava il massimo della felicità. Ma voi l'avreste fatto? Io non credo, ragazzi, va bene tutto, però a un certo punto poi non so, forse noi comuni mortali non possiamo capire determinate cose. Forse in un'altra vita, in una prossima vita, quando il karma deciderà, quando il karma vorrà, soprattutto quando il karma si metterà in moto e inizierà ad agire, perché noi stiamo aspettando di riscattarci. Si dice che il karma prima o poi agisce, la ruota gira. Magari, chissà, chissà. Comunque, ragazzi, adesso so che, non so se è già uscito, comunque sta uscendo il film di Chiara Ferragni, della sua vita, di come ce l'ha fatta, di come ha avuto successo, di come è iniziato tutto. Lo vorrei andare a vedere, sinceramente. Lo vorrei andare a vedere. Perché voglio proprio capire come si è mossa, quello che ha fatto, perché non conosco i dettagli, cioè conosco la sua storia, diciamo così, in generale, perché chi non conosce Chiara Ferragni, dai, su, la conosciamo tutti, no? E Ferragnez, perché adesso sono diventati Ferragnez, hanno un bambino bellissimo. Comunque, forse vado, non lo so se vado a vederlo, però sarei curiosa, sinceramente. Voi che dite? Andate o non andate? Vabbè, sto così. Poi, che dire? Le vacanze sono finite! Torniamo coi piedi per terra, noi gente normale. Settembre, però io settembre lo vedo un po' come gennaio. Lo vedo come un po' una rinascita, un nuovo inizio, quando dici quest'anno mi iscrivo in palestra, mi iscrivo a quel corso di cucina, farò jogging tutti i giorni, farò questo, farò quello, sì, dimagrisco, sì, inizio la dieta sicuro, sì, certo, ma certo. Comunque settembre per me è il mese della progettualità. Cioè io a settembre tutti i buoni propositi, tutte le mie buone iniziative, lo vedo un po' come gennaio. È un mese un po' particolare, mi piace come mese, sinceramente, mi piace. Va bene, io vi volevo salutare, non ho nulla di particolare da raccontarvi. Se volete vedere dei video particolari, ditemelo. Se volete che parlo di argomenti specifici, me lo dite, io mi informo un pochino, mi documento. Sapete che io spazio, a me piace tantissimo leggere, mi piace tanto informarmi, mi informo un po' su tutti gli argomenti, cioè veramente sono un po' affascinata da parecchie tematiche. Sono qui. E se volete contattarmi per scrivermi una storia o farmi domande, ci sono i miei contatti, email, c'è tutto, oppure scrivete giù nei commenti. Io vi mando un bacio enorme e spero che questo video chiacchiericcio senza senso, un po' così folle, senza nessuna logica, vi sia piaciuto e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!